Lauro, domenica 16:03 in collettivo Z Radio Z Generazione Z è arrivato. Ciao ragazzi. Ragazze care, allora se mi fate cantare i Puffi questa volta succede un casino. Abbiamo fatto di peggio. No, dai, è vero, perché ragazzi, per chi non lo sapesse, una delle primissime interviste con Achille Lauro a Radio Z è stata fargli cantare Noi Puffi siamo così, noi siamo Puffi blu. Ma in versione Rolls Royce ha avuto un grande successo. È vero, in versione Rolls Royce. Beh, c'è ancora qualche reperto sul nostro, sull'app RTL 102.5 Play. Far esplodere il sito. Sì. Come stai? Complimenti per tutto, Sanremo, per il nuovo album, per la vittoria poi a San Marino, ne parleremo anche in finale che ti porterà all'Eurovision. Partiamo, sei d'accordo, dal metaverso? Perché guarda, ne stavamo parlando noi per cercare di capire se tu sai qualcosa in più di noi di questo mondo nuovo. Ai vostri figli piacerà. Quindi noi siamo già vecchi per il metaverso? Devo dire che voi penso siate miei coetanei e infatti... È sicuramente una novità, è sicuramente la punta dell'iceberg di quello che sta per succedere, come la tecnologia della blockchain, come i bitcoin, come tutte queste serie nuove tecnologie, che noi siamo già vecchi, sono d'accordo con voi. Vi spiego in breve quello che abbiamo fatto. Penso che sia il primo evento al mondo tra il mondo della musica e una casa di moda, e abbiamo fatto in collaborazione con Gucci e Warner Music questo show su questa piattaforma virtuale dove tu puoi entrare, vedi il concerto, per 20 giorni ci sono dei concerti, delle performance dove ripercorriamo tutta la storia degli ultimi 3 anni di performance che abbiamo fatto, dei vestiti iconici e tutto quello che ci siamo inventati. E puoi trovare, diciamo, vincere dei premi, insomma. Ah, vedi? Sì, fare dei game. Perché tecnicamente come funziona? Cioè, games. Ti creano un avatar, giusto? Grafico. Ti crei un avatar grafico, entri, insomma, fai dei mini games, ti guardi queste performance, vinci appunto degli abiti iconici di Gucci all'interno della piattaforma. No, ma dico per te, cioè tu hai dovuto registrare delle performance o per fare questo tipo di... Noi abbiamo preparato tutto quanto affiancati da Gucci, da Warner, abbiamo preparato tutto quanto, abbiamo riproposto tutto il materiale. È una grande, secondo me, una grande mostra anche di quello che sono stati questi anni. È vero. Ed è bello. Le prime 24 ore sono entrate 1 milione di persone da tutto il mondo, dalla Russia, da Londra. Pazzesco. Quindi c'è gente nel metaverso. Ce n'è proprio tanta. È una grossissima bolla, alcuni dicono. È così? Ragazzi, siamo vecchi. Guarda, noi parlavamo di Facebook, della difficoltà iniziale, dicevamo, ma che è sto Facebook ancora al tempo? Ed eravamo scettici con Facebook, poi con Instagram, e adesso siamo arrivati al metaverso. Allora, facciamo così, entriamo nel nuovo album Lauro, Achille Idol Superstar, e poi chiacchieriamo ancora insieme e ritroviamo Fiori Rosa su Radio Z. Fiori Rosa, Achille Lauro, traccia contenuta in Achille Idol Superstar, il nuovo album di Lauro che è qua con noi su Radio Z Generazione Z. Senti, partiamo proprio da Fiori Rosa, no? Tra l'altro tutte le tracce di questa nuova versione dell'album sono state realizzate su quest'isola di Albarella, dove tu ti sei trasferito. Dovevi stare un po', credo, in vacanza, e poi alla fine sei stato... In realtà sono state scritte, allora, queste che sono la riedizione di questo album è composta da tracce scritte prima, perché io cerco sempre di mettere tutto quello che è scritto in un certo periodo insieme, perché secondo me, comunque, essendo poi il riflesso di quello che penso e che sono in quel momento, fa parte dello stesso percorso. Poi, diciamo, i cinque mesi che ho passato sull'isola ho prodotto altrettanti dischi ho lavorato ad altrettanti progetti, quindi questo, diciamo, fa parte di quello che non è, che è il completamento dell'album. Certo, scritto durante, mentre scrivevo l'album, quindi... E come mai la scelta di andare, cioè, sull'isola avevi necessità di trovare... Due settimane, sono rimasto 5 mesi. Perché avevi necessità di trovare anche pace, calma, per scrivere, per produrre, creare. In realtà sono andato là 3 settimane per fare una session di musica, poi ho detto, alla fine c'è questa situazione complessa, diciamo, in cui c'è il Covid, non so, qui restrizioni, non si suona, non c'è il tour. Ho detto, rimango qua, avevo tanti progetti su cui lavorare, musicali e non, mille cose parallele. E mi trovo talmente bene. Poi, sai, comunque anche vivere un po' la normalità, delle cose normali, cioè il lusso di andare al parco, cioè queste cose assurde. Perché lì c'è poca gente. Cioè, lì ti sei fatto anche gli affari tuoi. Sì, l'estate è piena di gente, è un posto incredibile, ma l'inverno, quando sono stato io, eravamo io e i Daini. E avete fatto amicizia? C'era il Daino tatuato, che anche lui cantava domenica. Sì,
Lì hai tipo creato uno studio su quest'isola? Io ho creato uno studio, ma appunto ho messo insieme un team di lavoro, vari team di lavoro, abbiamo lavorato un sacco di robe che poi piano piano diremo fuori. Ah, ok, certo, perché io dicevo a Lauro fuori onda, adesso qual è la prossima mossa? Perché ormai siamo abituati a questo, no? Cioè io non mi aspettavo neanche che tu fossi il primo ad aprire Sanremo quest'anno, quindi è stato bellissimo, una mossa pazzesca. Era inaspettato, dopo i quadri uno dice no, adesso faccio un po' di detox da Sanremo, e invece no. Figata, è stato pazzesco aprire Sanremo, veramente, veramente incredibile. Infatti sono stato veramente onorato di essere scelto come... Ma avrei visto. E poi innamorato. Spero di aver fatto, il mio. No, sicuramente. La prima sera l'abbiamo visto parecchio. Lo show si è visto. No, dicevamo innamorati del fisico, nel senso che hai fatto palestra di brutto. Perché ho fatto palestra, ho fatto una vita tranquilla, sana. Ho potuto, invece di essere nomade tutto l'anno come sono di solito, ho potuto stare tranquillo da una parte. E hai fatto palestra con i Daini, mi sembra di capire. Sì, sì. Alzato i Daini, che questa è la nuova... Una volta ero un atleta. È vero. Sempre dal nuovo album, adesso Rolling Stones su Radio Z. Senti qua i tuoi fan, che meraviglia, cosa dicono. Senti che bello. Sì, io amo Achille Lauro. Posso essere sua madre, ma lo amo da morire. Grazie. È bello, è bravo, è un artista. È tutto quello che ti più bello ci possa essere veramente. Achille Lauro è il top. Ciao, ciao. Troppo gentile, soprattutto per poter essere tua madre. Siamo coetanei. Ma io penso che dicevo a Lauro che lui è amato anche tanto dai bimbi, perché poi quando riesce a prendere i bimbi, e non è facile, hai vinto forever. Sai cos'è il bello? Che il bambino ascolta veramente senza filtri, senza sovrastrutture, no? Cioè, gli piace o non gli piace la musica la percepisce come lo stato d'animo, che è come la concepisco anch'io. Cioè, la sento o non la sento, punto, senza troppi giri, ti guardo, non mi piace, tutte quelle cose che poi vanno anche secondo me a creare delle barriere rispetto al cercare di capire qualcosa. No, ma è bello perché, come diceva Barbara, questa fan Barbara, anche essere capiti, perché spesso Lauro magari fai fatica a comprenderlo, invece Lauro pensa tanto ad ogni mossa, ogni esibizione ha un grande significato dietro, cioè non è solo show o performance. Ma le esibizioni partono da un grande concetto, cioè se la gente pensa che dici che facciamo adesso per trasgredire, non ha capito niente. No, cioè noi partiamo, che cosa vogliamo, cosa rappresenta la canzone, allora da là, capito, si costruisce il mondo della canzone. No, ma poi dicevamo, scusa, anche a Sanremo, il fatto di che Amadeus abbia avuto coraggio, abbia dato la possibilità a un artista come Lauro di aprire un nuovo orizzonte e dare una mano poi a tutti gli artisti che verranno, no? Nella sua performance, nel suo atteggiamento, nell'attitudine, e questo anche grazie al direttore artistico e ad artisti come Lauro. Grazie. Abbiamo già fatto tante discussioni riguardo la prima esibizione. Ti aspettavi il casino che dopo, il giorno dopo, è successo oppure no? Allora, ti devo dire, comunque io quando faccio qualcosa c'è sempre casino, esatto. Non ho capito bene perché, però in generale voglio fare una piccola riflessione. Prima di tutto, era un omaggio alle prime esperienze, alle prime volte, non c'è nulla di offensivo, quello che inizia sul palcoscenico finisce sul palcoscenico, tantissimi artisti nella storia, come dicevo prima, RTL, hanno reinterpretato iconografie cristiane, David Bowie, Madonna... L'attualissimo David LaChapelle con no? Sì. Cioè, nel senso, non c'era assolutamente nulla di offensivo. Capisco che possa essere frainteso da chi magari non va oltre la prima chiave di lettura, ma appunto per me è palcoscenico. No, ma è chiaro, è palcoscenico. Noi l'abbiamo vissuto nella stessa maniera. Eravamo seduti e ti guardavamo in televisione, tra l'altro stupendo. Allora, io tra poco parlerei dell'Harlem Gospel Choir, che mi è piaciuta tantissimo, che appunto ha suonato insieme a Lauro a Sanremo, e della meravigliosa serata cover, anche con Loredana Bertè, del Messaggio poi anche. 16 marzo. Vuoi sapere chi è nata il 16 marzo? Una tua piccola grande fan, l'abbiamo detto prima. Ciao Lauro, mi piaci tantissimo, grazie. Io faccio il compleanno il 16 marzo da Greta da Catania, ciao. Hai visto? Ciao Greta, ciao piccola, che Greta carina. Da Catania. Allora, torniamo a Sanremo. Dai, intanto com'è nata la collaborazione con la Harlem Gospel Choir, che sono stati meravigliosi, devo dire. Bello, questo sound molto New Orleans. Hai capito, allora... La collaborazione, prima di tutto, il pezzo, diciamo, chiamava, no? Perché il pezzo è super up, super positive, domenica. Cioè, il pezzo chiamava veramente quel mondo lì. Non è stato facile perché in tempi di Covid
diciamo, settarci con loro, farle arrivare in Italia è stato molto complesso. Devo ringraziare il mio manager Angelo Calculi, che è riuscito veramente a incastrare tutto alla perfezione, e siamo anche arrivati molto vicini a non farcela. Immagino, perché appunto con le restrizioni e tutto erano questo erano tanti caso... poi non è solo il palco, sono da gestire anche poi, credo, esatto, nell'alloggio, sì, insomma, sì, esatto, l'entourage, vabbè, comunque sostanzialmente è stato molto bello perché abbiamo vissuto con queste persone, comunque vengono proprio da un'altra cultura, non musicale, sì, sì, vivono la musica in maniera diversa. Lo raccontavo già in altre interviste radio, super spontanea. Cioè, loro ce l'hanno veramente, esatto, quella cosa lì. Nascono di tradizione. Cioè, io ero un po' preoccupato all'inizio perché non avevo fatto tante prove, sono arrivato là, era tutto già così, già perfetto. Poi persone super carine, super umili. Sì, si vedeva, ma traspariva da lei. Comunque non è un coro molto importante che fa mondiale, che ha cantato con delle superstar internazionali. È stato veramente figo. Ma tu nella tua quotidianità, diversa, prima di questi due anni di pandemia, ti capitava spesso di viaggiare per incontrare culture diverse, anche a livello musicale proprio? Prima di questi due anni? Sì. Beh, ho avuto poco, ho viaggiato tanto, ma per la musica non tantissimo, ma sto iniziando a farlo. Senti, invece la serata cover con Loredana, bellissimo messaggio. Come ti è venuta l'idea di riscrivere il testo di Sei bellissima? Allora, avendo vissuto la canzone in prima persona, cioè provandola. Sai, allora, la cosa assurda di Sei bellissima è che tutti conoscono il ritornello, che è super pop, è quasi una dedica d'amore, ma in realtà poi la canzone è struggente, no? Sì. Super profonda, parla di poi la vera storia di Loredana. Certo, e quindi, certo, sai, vivendo così, conoscendo quella donna incredibile, quella profondità e sensibilità, è sembrato bello fare un omaggio. È stato bellissimo. A noi è risultato anche molto molto spontaneo quel testo, quasi come se fosse stato scritto di getto, e in effetti è stato così. Latte più Achille Lauro, Radio Z. Caro Lauro, anche adesso si vi gioca. Vi odio. Non ai puffi, ma vai. Né sì né no. Vai. La domanda è risposta secca, ma naturalmente non puoi usare né la parola poi, sì. Poi vediamo dopo, la vediamo dopo. E poi non puoi riusare la stessa parola per tutte. Vai! Allora, partiamo dalla prima. Quest'estate hai fatto una vacanza su uno yacht? Sì. No, allora, né sì né no. E cioè... Hai capito? Cioè, tipo, forse può darsi, confermo. No, non dargli una mano, scusa. Certo, okay. Non devi usare né sì né no. Hai capito? Rifacciamo da capo. Né sì né no, parte il game. Quest'estate hai fatto una vacanza su uno yacht. Interessante. Oh, è già un pezzo questo. Interessante. Oh, sì, non si può dire. Ti sei classificato 11° a Sanremo? Chi lo sa? Hai più tatuaggi che piercing. Questo bisognerebbe chiederlo a qualcun altro. Lauro Achille, Idol Superstar, è il tuo nuovo album? Assolutamente, chiedo al mio avvocato. Ti piace dipingere sul balcone? Possiamo informarci. Che non è... Hai 1.700.000 follower su Instagram? Questo lo dici tu. Hai lavorato con Boss Doms per tanti anni? Ovviamente. Il tuo vero nome è Lauro De Marinis? Così dicono. Sei il primo artista italiano a fare un concerto nel metaverso? Questo non lo so invece. Nel 2017 hai partecipato a Pechino Express? Non si sente più, attenzione, che succede? Vai. Allora ragazzi, qua vi rispondo. Grazie a Dio non mi avete fatto cantare i puffi. Va bene? Ma meglio questo Bravo, gioco. Vedi, sì. Non è finita. Mica finita. Ti piace Radio Z? Questo smentisco. Sei stato ad Albarella? Sono stato in un bel posto. Ti sei allenato in questi mesi? Questo è una diceria. Hai collaborato con Fedez? Non solo. Non è facile, bravo, vedi? Bravo. Sembra un interrogatorio. Esatto. Ti piacerebbe essere medico? Questo dico di no. Questo lo lascio a chi lo sa fare. Questo lo lascio a chi lo sa fare. Lo vedrai con il bisturi. No, te lo vedi. Lo lascio a chi lo sa fare. Dai, le ultime. Il tuo tour inizia il 27 maggio? Quello vero, non nel metaverso, quello dove te se tocca. Lo sapete meglio voi, ma se così dite, bisogna acquistare i biglietti di corsa. Le ultime due, hai fatto una cover con la Bertè a Sanremo. È stata una bella cosa. Vedi? L'ultima, ti sei divertito con questo gioco di M? Assolutamente no.
E vai, bravo Lauretto, come bravo. Sempre simpaticissimo. Allora, Lauro non va via, rimane con noi anche perché dobbiamo parlare del tour vero che abbiamo detto inizia il 27 di maggio a Roma con 52 elementi, quindi un tour incredibile. Quindi Lauro, rimani con noi per altri 10 minuti? Non è assolutamente reale. Rimanete qua su Radio Z in Collettivo Z. Allora, questa canzone ce l'ho nella mia playlist mentre mi alleno, faccio la corda, faccio i push up, gliel'ho già detto un sacco di volte. Bam Bam Twist di Achille Lauro, ce ne fai un altro di twist prossimamente, dai, prossimamente il twistone, cioè la serie farà. Chiaramente, E nei prossimi lo dedichi al Simone e lo Zappone di Radio Z. Diceva, me l'hanno richiesto talmente tanto. Il twistone dello Zappone? Allora Lauro, 27 maggio parte il tour, quello vero, dal Palazzo dello Sport di Roma e poi al Palazzo dello Sport di Roma e poi si conclude il 23 luglio, insomma, finalmente, perché è stato spostato anche questo più volte. Con 52 elementi ad ogni pazzesco, data. Sì, sì, pazzesco. 52 elementi dell'orchestra sinfonica, la mia band, a metà tra un live rock and roll e un musical, praticamente, perché ovviamente sarà diciamo l'apice di quello che abbiamo fatto questi anni, ovviamente, e non vedo l'ora, anche perché siamo riusciti ad aprire il terzo abbiamo aperto il terzo palazzetto a Roma, che non è una iniziamo a entrare in dinamiche grosse, abbiamo aperto l'ippodromo a Milano, cioè per me sono comunque sai in traguardi, abbiamo fatto la gavetta, abbiamo partito da garage, giusto. Ma che show stai preparando? Cioè un'idea di palcoscenico per esempio ce l'hai? Beh, appunto, a metà tra un live punk rock e un musical, puoi immaginare da quello che abbiamo fatto questi anni. Infatti, sto cercando ma non riesco a visualizzare. Daini dal cielo. Daini dal cielo, certo. Senti, se ti servono due matti, il Simone e lo Zappone ci sono. Allora, abbiamo le domande. Tipo i cugini di Guidonia. Cioè, ma ti veniamo ad aprire il live. Siamo i cugini di campagna. Ma sì. Allora, abbiamo le domande da parte dei fan che ci hanno scritto sul nostro profilo Instagram ufficiale Radio Z Off. C'è qualcuno che ti chiede, Fiori Rosa, è una tua storia andata male d'amore? Ah, andata male? Guarda, tutto quello che io scrivo sono comunque stati d'animo e cose personali, ma l'andato male per me è sempre tutta un'esperienza. Però hai sofferto, cioè quando tu ascolti il testo c'è una sofferenza. Ma sì, la sofferenza fa parte dei momenti, cioè l'uomo è fatto di alti e bassi, no? È fatto di stati d'animo, di un tornado di stati d'animo l'uomo, no? Sì, poi diciamo che anche il pezzo ha bisogno del dolore, tra virgolette. Cioè ma in generale ci sono pezzi che hanno bisogno di tutto. Cioè, allora, tu quando ti fermi a scrivere una canzone comunque stai fermando qualcosa. Come ti senti? E Fiori Rosa è sicuramente una sensazione molto forte. Nello stesso modo, magari quando la persona che ha scritto Paris Latino, ecco, hai capito? Ecco. Per esempio, era in un certo stato d'animo di ego. Certo. È vero. Cioè, comunque le canzoni sono belle per questo. È sempre un piacere averti. Merci. Complimenti per tutto, anche per l'Eurovision ti seguiremo. Grazie. E vieni a trovarci, lo sai che qui, questa è casa. Qui siamo, mi raccomando. Qua in zona rossa però per me. Bravo. Allarme. Grazie, Achille Lauro. Grazie a voi, gentilissimo. Ciao Lauro, ciao, presto. C'è Marilu.